Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi è dura. Analisi più pagelle di Milan Spezia 1-2. Molto difficile. Prima di cominciare, ragazzi, però gentilmente vi ricordo di lasciare un like al video. C'è un ciuffo ribelle stamattina. Ribelle anche lui. Prima di cominciare, dicevo gentilmente, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. L'analisi è facile da fare oggi. L'analisi è molto molto facile. Una partita dominata da Milan con Provedel, il portiere dello Spezia, migliore in campo, con diciamo un periodo di appannamento del Milan nel secondo tempo, durato tipo un quarto d'ora, intorno al 60esimo, dove lo Spezia ha pareggiato. Una partita che alla fine è stata rovinata dall'arbitro. Punto. Molto, molto semplice. Una vera e propria vergogna. Sinceramente, ho quasi 30 anni, non mi ricordo a memoria uno scandalo del genere. Cioè, un errore così marchiano, così plateale, non me lo ricordo. Veramente, non me lo ricordo. Ma nemmeno quel famigerato rigore di Giuliano su Ronaldo è così evidente, marchiano, cioè non esiste. Alla fin dei conti un rigore, ok, valutazione del contatto, se ci sta ci sta, se non ci sta non ci sta, ma il rigore poi non è detto che lo segni, e va bene, per quanto abbia fatto scandalo negli anni a venire, ma ieri è stato tolto un gol regolare. Ragazzi, stiamo scherzando, un gol regolare, il gol che avrebbe dato 3 punti a meno perché là la partita era finita. Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Una vera e propria vergogna, vergogna. Non bastasse questo, quello che mi fa ulteriormente incazzare come una bestia. L'arbitro che si va a scusare da Pioli a fine partita, l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, che si scusa ufficialmente sulla Gazzetta con il Milan, e alla fine stamattina esce l'indiscrezione che l'arbitro negli spogliatoi stava piangendo. E che cazzo me ne faccio che piangi? Che cazzo me ne faccio delle vostre scuse? Che me ne faccio? Mi ci pulisco il deretano con le vostre scuse. Ma che cazzo me ne faccio? Che me ne faccio? 3 punti persi, una partita rovinata e un campionato a questo punto perso. Ma che cazzo me ne faccio delle scuse? Fatemi ripetere la partita allora. Che cazzo me ne faccio? C'è da sottolineare un comportamento signorile avuto da 5-6 esponenti più carismatici della squadra, capeggiati da Ibrahimovic, che sono andati dall'arbitro e vedendolo profondamente scosso non hanno continuato con le proteste, l'hanno in un certo senso confortato. E addirittura Ibra pare avesse detto: capita a tutti di sbagliare. Ok. Comportamento ammirevole questo da parte loro, ma sinceramente io avrei rischiato forse 2 o 3 anni di squalifica se ero in campo. Questa è l'analisi, non c'è nient'altro da dire. Andiamo con le pagelle che sono offuscate, probabilmente saranno molto, molto criticate, molto
molto facili da ecco, ho la mente offuscata, quindi molto facili da criticare. Allora, Maignan, voto 6. Alla fine dei conti, lui ha poche colpe sui due gol, anzi, ne salva un altro paio su Amian, e anche nel primo tempo ne salva un altro su Reza. Voto 6, poco altro da dire. Florenzi 6 anche per lui. Ieri, rispetto alle altre partite, è mancato un po' in fase offensiva, però dietro è stato molto 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 attento, sinceramente. Pure il gol del pareggio che viene dalla sua parte, però è stata una buona combinazione da parte dello Spezia, è stato tutta la difesa, tutto il pacchetto difensivo a sbagliare i movimenti. Voto 6 per Florenzi. Kalulu, mi dispiace per Pierre, però voto 5. Sul primo gol è vero che lui deve scalare per evitare che si crossi, però non mi puoi rimanere a mezza via così. Tu non sei andato né a chiudere sul cross, né hai marcato il giocatore libero al centro. Ti sei trovato a mezza via. A quel punto, se non ce la fai ad arrivare ad impedire il cross, marca quello al centro e il gol non arriva. Sul secondo gol si fa rubare palla a Gudelo, quest'altro contro di noi fa sempre il Maradona, Gudelo, che le ha da Kovalenko, assist per Ghiasi 1-2. Ah, Ghiasi che in tutto ciò doveva essere espulso, doveva essere espulso. Quel fenomeno dell'arbitro non l'ha espulso. E sul rigore aveva dato fallo di Leao per gioco pericoloso. E meno male che ci stava il VAR. Ragazzi, questo non deve arbitrare più, ma nemmeno al torneo della parrocchia. Ma che cosa stiamo dicendo, ragazzi? Una vergogna. Vabbè, continuando con le pagelle. Gabbi, anche lui, voto 5. Fino al momento del pareggio aveva giocato peggio di Kalulu. Mi ricordo pure quel pallone perso dove si fa ammonire ingenuamente. Però nel complesso non dà mai il pieno senso di sicurezza. Mi dispiace. 5 voto per Gabbia. 5 anche per Hernandez, che ha il grande demerito di sbagliare il rigore, alla fin dei conti l'aveva anche spiazzato benissimo. Ed è vero che è scivolato, però resta un errore. È molto più in generale, poco incisivo anche in fase d'attacco, in fase offensiva. Peccato. Bakayoko, voto 5,5. Molti lo hanno condannato dicendo che ha sbagliato praticamente tutto. Alla fin dei conti ha sbagliato ciò che di solito non è chiamato a fare, cioè la fase di impostazione. Però in fase di recupero palla ha recuperato tanti e tanti palloni. Questo è il mio punto di vista. Sapevamo che ieri la fase di regia, l'avevo detto nel prepartita ieri, sarebbe stata molto farraginosa, molto complicata. E questo è quando, questo è quello che è successo, però da qui a dire che sia lui la causa della sconfitta del Milan, no. La causa della sconfitta del Milan ha un solo nome e cognome, l'arbitro Serra. Arbitro non è il nome, ma non mi ricordo il nome di sto fenomeno, Serra. Purtroppo sto anche con la voce provata perché potete immaginare ieri durante la partita la mia reazione. Krunic, voto 5,5, sì, 5,5 anche lui, alla fin dei conti, stesso discorso per Bakayoko, sbaglia ciò che non è chiamato a fare, la fase di impostazione, recupera anche lui tanti dei palloni, però insomma, sapevamo sarebbe stata dura questa partita senza Tonali.
Leao, voto 7, è l'unico che veramente può dare l'impressione di creare sempre qualcosa, fa un gol, causa il rigore, va molto vicino a un altro gol, una grande parata di Provedel, tanto per cambiare, è comunque il migliore in campo del Milan. Diaz, è un dilemma, sto ragazzo non si riprende più. Ormai sbaglia pure le cose più semplici, gli stop, niente, non esce da questo vortice negativo in cui è entrato dopo il Covid. Voto 5 per lui. Saelemaekers voto 6. Trovo sbagliato il suo cambio perché era l'unico che correva e poteva dare una mano a un centrocampo in difficoltà. Alla fin dei conti il suo lo fa, va pure lui vicino al gol. Ripeto, non trovo giusto la sua sostituzione. Ibra, voto 6, alla fin dei conti ci ha provato 4 volte e 4 volte Provedel gli ha detto di no, con grandi interventi nel primo tempo. Il secondo, quella girata che si era un po' più angolata, era gol. Sulla punizione del gol tolto, sul calcio d'angolo successivo, parata traversa, ci ha provato a segnare. Per quanto riguarda i sostituti, poco o nulla da segnalare, nel senso che sono entrati Messias che avrebbe regalato la vittoria, ma a parte quello non è imbroccata uno, quindi voto 5. È entrato Giroud che però sì, ha fatto qualche buona sponda, ma niente di più, 5 e mezzo. È entrato Rebic che avrebbe fatto l'assist a Messias. Ma a parte quello, poco altro, 5 e mezzo, ed è entrato Calabria che non è entrato male, però un 6, niente di più. Non mi pare ci sia stato il quinto cambio, no, perché sono entrati Giroud, sì, a centrocampo non è cambiato nulla, e dietro solo Gabbia, sì, questi sono i cambi. Migliore in campo del Milan Leao, peggiore in campo arbitro Serra, voto 0. Non può essere chiunque altro il peggiore in campo. Dispiace. Questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio. Vi ricordo gentilmente di lasciare un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social, il mio personale di Instagram, il sito internet www.acmilaninsight.com e vi do appuntamento a domani. Vediamo se oggi riusciamo a far uscire qualcos'altro, ma il video di domani sarà particolarmente interessante perché, signori, qui la strategia della signorilità nel non commentare più i torti arbitrali ricevuti non paga più. Sarà un video molto interessante. Appuntamento a oggi barra domani, comunque rimanete sempre online su tutte le piattaforme di Milan Insider perché siamo in continuo aggiornamento e in costante crescita. Iscrivetevi, fate iscrivere due persone, chi li fa iscrivere sorpresa per lui barra lei. Ciao a tutti ragazzi e nonostante i torti arbitrali, sempre forza Milan.